Salve, sono Manuela Pompas, direttore di Karma News, ma stasera sono qui in veste di intervistatrice con un ospite molto speciale che è Maria Rosario Maggio, che è venuta a Milano per presentare il suo libro Il linguaggio di cristalli, gemme e metalli, che ha una lunga storia in realtà. Però io non volevo parlare di questo, perché questo ne parlerai nella tua conferenza. Volevo parlare del tuo percorso, posso usare la parola iniziatico? Di ricerca. Io direi che proprio bisognerebbe parlare delle parole, Sì. così come faccio anche in questo libro, perché già nel nome di una pietra si nasconde tantissimo. Non so, Malachite, per esempio, deriva dal greco malakos, che vuol dire tenero, quindi già possiamo capire che è una pietra con una bassa durezza, fragile, per cui già ci dà un'indicazione, no? E così via. Per esempio, usiamo tantissime parole di cui non conosciamo il significato, mentre invece le parole, poi tante persone che pensano di essere su un cammino iniziatico, esoterico o esoterico, senza capire neanche la differenza, poi non si pongono le domande, Più quelle più semplici. semplici, quelle più semplici, che io ho sempre pensato che la ricerca sia fatta di nuove domande, cioè quando ci si dà una risposta compiuta c'è sempre un trabocchetto, c'è sempre un inganno, c'è sempre qualche cosa che non va. Diciamo che in un cammino una domanda sostituisce un'altra domanda. Platone, Docet, Ma non solo Socrate. Platone, Socrate, Gurdjieff, Buddha, Certo, i grandi, i Gesù. grandi. Qual è stato il tuo cammino? Non come Ma attrice, ma come ricercatrice. poi non c'è grande differenza, nel senso che poi nella vita, no? Maria Rosaria e l'Omaggio convivono in una stessa persona, quindi non è che ci sia tanta differenza. Quindi per quelle che sono le amicizie, le mie scelte, penso anche per quella che è la mia emanazione, la mia voce, la trasformazione di una voce. Gli indiani dicono che la voce è il vento dell'anima. Ci sarà un, Penso, sì. nonostante il raffreddore da primi freddi, il cambio di temperatura tra Roma e Milano, anche un significato da dove arriva la voce, perché per i tibetani è uno degli esami medici. Allora, io ho studiato antropologia culturale, sicuramente da un punto di vista intellettuale, diciamo così, essendo una curiosa. Essendo una curiosa, ho approfondito molto varie culture, però la formazione della mia ricerca è sicuramente gurdjieffiana. Io ho iniziato come Franco Stai Battiato, che non ne proprio ha mai facendo fatto. questo nome, Sì, ma Battiato, ci Alice, eravate dicono un piccolo Franco gruppo. prima, Sì. Franco prima, un grande Sì. gruppo che è in tutto il mondo, e quindi diciamo sicuramente la scuola di Gurdjieff, la cosiddetta quarta via, di cui ci sono tantissime anche lì, Sfaccettature. no, tantissime false vie, Sì. false scuole gurdjieffiane, Vabbè. insomma, Questo succede sempre, sì. questo succede anche per chi si iscrive in palestra, dicevamo con il tuo operatore, che per esempio è un maestro di karate, io pratico Tai Chi Chuan e sono istruttore di Tai Chi nel tempo, pratico da 30 anni, sono allieva del maestro Li Ronmei, però c'è una serietà anche lì, c'è tanta gente che fa una vacanza in Cina, sta una settimana, E poi torna torna e insegna, e certo. insegna, ecco, diffidate, ma diffidate di tutti quelli che vogliono in modo molto facile, molto semplice, in Purtroppo qualche modo, succede in tanti campi.
Ma succede perché il siamo fra tutte queste rebirthing nuove... non è nuova, è una cosa che io feci a Parigi negli anni 80. No, sto dicendo che uno fa un corso e poi si mette a insegnare anche in queste pratiche. Certo, ma succede anche. Allora, per esempio, questo libro è una domanda normale, dire: ma come mai tu per prima hai parlato dei cristalli nell'88 quando è fatta Incredibile, poi esatto, hai pubblicato nel 90? Ma io ricordo tornata, perché sei tornata sull'argomento. Aspetta, io ricordo che quando tu hai fatto quella trasmissione in cui io sono stata ospite una volta, eri andata a intervistare anche degli scienziati su questa tematica. Certo, certo, poi ne parlerò. Per esempio Marcel Vogel, a cui dobbiamo lui, le pile al quarzo, a cui dobbiamo le chips dei computer, e ci trovavamo proprio nella Silicon Valley. Ecco, per esempio, hai rifatto il libro allora? L'ho rifatto perché, a parte dopo 17 edizioni, avevo già fatto piccoli aggiornamenti eccetera, mi avevano chiesto di ampliarlo, di occuparmene, e io ho detto lo faccio a un'unica condizione, che mi viene data carta bianca, posso scrivere quante pagine voglio, di avere ogni voce, la fotografia per vedere la pietra, per vedere il cristallo, la gemma, anzi con il taglio è anche naturale, e soprattutto perché sul web ci sono tantissime bugie, ci sono alcuni che hanno preso anche dal mio vecchio libro dei pezzi interi, solo che chi non conosce la materia basta che li sposta e si cambia, dà un significato totalmente diverso. Hai vinto una grande battaglia perché gli editori non vogliono fotografie, quindi è stata una battaglia. Non con le armi, ma... No, ma era facile, cioè o così o non lo faccio, quindi era un atto di... Io avevo pubblicato Il linguaggio dei gioielli, che è un'enciclopedia sulla storia dell'ornamento, e quindi anello, bracciale, catena, collana, ciondolo, pendaglio, le corone, eccetera. Tutti i gioielli sono nati per gli uomini, solo l'orologio da polso è nato per una donna, per merito di due talentuosissimi, uno si chiamava Patek e l'altro Philippe, e fecero questo orologino da polso per una contessa ungherese. Cartier, che voleva sempre essere il primo, ne fece uno per un suo amico pioniere dell'aviazione, che ovviamente mentre aveva la cloche non poteva prendere l'orologio dal taschino, quindi gli era più comodo averlo e creò il Santos, perché il suo amico si chiamava Santos, che è un modello che esiste ancora. Però diciamo che noi donne gli abbiamo lasciato solo quello, soprattutto agli uomini occidentali, solamente l'orologio da polso, tutti gli altri... Certo, sono diventati noi. Però mi sfuggi, io volevo sapere qual è stato il tuo percorso. Il mio percorso... da Gurdjieff, che... È una formazione, non è un percorso, per cui diciamo che si entra in una etica di vita. Il percorso è, diciamo, mosso da una domanda costante, di cui il primo ricordo, ero davvero veramente molto piccola, perché per aprire il cassetto del comò di mia madre mi spostavo, quindi vuol dire che non avevo ancora un'apertura di braccia sufficiente per poter... Quindi. Tre anni. E io mi chiesi, ma io chi sono? Io chi sono? Perché sono nata in questa famiglia? E questa domanda è stata predominante, quindi i lavori sono in corso, credo, fino a che non si passa dall'altra parte. E anche nella prossima vita? Io non credo nella vita così come qualche cosa di meccanico che si passa da come si è in un altro corpo. Credo che sia un processo un po' più sofisticato. Una volta ne parlammo, perché tu hai scritto tanto sulla reincarnazione, io mi ricordo, ho anche letto i tuoi libri. Penso che noi abbiamo, così come si dice che siamo corpo, emozione, mente e spirito, e siamo... No, quella è un'altra cosa. Corpo, emozione e mente, diciamo, siamo una trinità che può diventare uno spirito più composto di cui esiste una scintilla. Nel momento in cui si cerca di mettere in armonia queste tre parti, questi livelli, queste
queste tre funzioni, queste tre caratteristiche, no? di metterle in armonia. Ognuna di queste ha una memoria, per cui nel momento in cui si nasce e c'è questo piccolo impulso, sicuramente queste memorie si vanno anche a sposare. È indubitabile che nella mia memoria genetica proprio questo già scientificamente studiato ci siano tutte le vite dei miei antenati, certo, da cui provengo, per cui molte volte il cosiddetto déjà vu può essere anche un ricordo di una trisavola o di un'arcavola, come diceva la Fallaci, per esempio, quindi un personaggio del passato che comunque dentro di me, perché non è che prendiamo solamente le malattie ereditarie, prendiamo anche, prendiamo anche i ricordi, le attitudini, certo, le attitudini, Rita Levi Montzai, i percorsi sono fatti anche di incontri. Io sono una persona fortunata perché ho iniziato a fare spettacolo che avevo 16 anni, come tu ricorderai, e nel crescere ho incontrato tante persone speciali, sì, per esempio anche Rita Levi Montalcini, che era una donna di una sensibilità speciale. Ovviamente l'ho conosciuta che era già anziana, aveva già dei problemi alla vista, ma forse proprio perché aveva dei problemi alla vista, cosa che accade anche al mio adorato professore Alfonso Maria Di Nola, grande antropologo, a cui devo veramente una metodologia della ricerca che ti ha segnata, ti ha accompagnato, certo. Sì, sì, così come il mio professor Melido, autore di antologia ciceroniana, che è stato il mio professore di liceo. E però ecco, poi ho fatto dei documentari, ho viaggiato tanto, ho girato tanti film. Qual è il paese che ti ha colpito di più? Tutti, tutti. Ognuno ha una. Sicuramente ci sono dei luoghi dove uno si sente più facilmente a proprio agio. Cioè quasi. Io ero ragazzina quando ho fatto il primo film in Spagna e quindi la Spagna mi è molto familiare. Mi ricordo questa cosa perché molto raccontasti che tu prendesti un taxi, scesa per la prima volta in Spagna e poi davi tu al tassista la direzione, vai a destra, vai a sinistra. È più articolata, sì. Cioè stavo girando La Losanna Andalusa, sì, che è un film importante, record incassi della storia del cinema spagnolo, e quindi molto lungo, lungo il tempo delle riprese. Abbiamo finito di girare a Toledo, ci dovevamo trasferire a Cáceres, sì, perché a Cáceres era stata ricostruita, diciamo, c'era un Parador Nacional, il centro della città, sì, e avevano ricostruito una fontana perché, okay, sembrasse Roma, sì, perché la Roma del Cinquecento ormai non, certo, esiste. Andrés, l'autista, che io stavo in macchina con lui e stavamo andando lì perché poi si girava lì alcune scene, a un certo momento dice: ah, tengo che mirare la mappa, non sai dove sto, e dico: ma no, dico, forse dovevi girare a destra. E anche perché io avevo comperato un pulcino al rastro a Madrid, che nel frattempo era diventato un polletto e non potevo portarmelo in giro e volevo lasciarlo in una fattoria dove mi potessi fidare. Ero già vegetariana e esserlo in quel periodo, voglio dire, fino agli anni 70, in Spagna, dove praticamente tra solomillo e jamón serrano, certo, si mangiava, si mangiava solamente, era fare l'equilibrista praticamente, ma io volevo sistemare il mio, per me era Pinuccio, non lo posso dire perché il nostro operatore si chiama Pinuccio, però insomma era Pinuccio, e quindi volevo sistemare Pinuccio, che cosa mi faceva soffrire moltissimo. Insomma, abbiamo girato e siamo arrivati davanti a questa casa de campo, questa fattoria meravigliosa. Ho sistemato Pinuccio, è stato accolto, mi hanno assicurato che non lo avrebbero mangiato, ma sarebbe morto di vecchiaia. Poi chissà, non posso saperlo,
magari è finito come il rinforzo del cenone di Natale vicino a un cugino tacchino. E poi siamo arrivati a Caceres, però quando ci siamo rimessi in macchina, Andrés mi ha detto: però non è la prima vez che usted viene qui, non è la prima volta che... E io ho detto sì, cioè, è la prima volta. È come in India, mettendomi per la prima volta il sari, io feci istintivamente questo, sì, per fare le pieghe, certo. E la signora che mi stava vendendo il sari mi ha detto: it is not your first time here. E gli ho detto, dico: no, yes it is. Dice: in this life, in questa vita. Ma tu sei stata anche riconosciuta in India, sì, in una festa. Sì, 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 sono, però è un'altra cultura, quindi è normale. Per loro è normale, come per noi la festa del santo in un paese. Sta cambiando. Io quando ho preso l'aereo dall'India 2 anni fa, e io parlo tanto con la gente, ho cominciato a dire che mi occupavo di reincarnazione, e le indiane dicevano: ah, ma questa è una cosa di cui si occupavano i nostri padri. Ma la stessa cosa, la stessa cosa succede in Cina. È più facile che qualcuno ti offra una bibita di quelle, appunto, che non, io non reclamizzo, diciamo, fatta con gli edulcoloranti molto frizzanti e tanto troppo melassa e sì, zucchero, e levulosio, e magari non praticano più tanti quanto prima, sì, c'è un'omologazione tai chi, in questo senso negativa, insomma. Ma in questo senso, ma poi adesso ci sono altre buone. Adesso voglio dire, guardiamo qui, sì, guardiamo sì, il nostro paese, no? E allora, quando ci lamentiamo, io dico sempre che non bisogna lamentarsi e basta, bisogna anche pensare cosa si può fare. Esatto. Allora, io sono perfettamente convinta che per cambiare il mondo bisogna occuparsi dei bambini, perché sono gli adulti di domani, ma non è lo slogan di Maria Rosaria, ambasciatore UNICEF, anche... Sicuramente è un onere, è un onore, ma è una responsabilità, ma ne sono profondamente convinta, perché se un bambino viene lasciato davanti ai videogiochi o davanti alla televisione per o davanti a un tablet, per ore non controllato, senza dialogo, senza uno stimolo a quelle domande che sono il motore di qualsiasi ricerca, perché io non credo che ci sia poi tanta differenza tra una ricerca interiore o cosiddetta spirituale e lo sviluppo di una personalità che ti consente di avere una vera relazione col resto del mondo. E quindi è meglio prevenire, no, che curare. Allora, invece che fare poi 20 anni di analisi dopo, tanto vale lavorare prima dell'input, certo. E sicuramente magari in un non adeguamento al sistema e alle mode ci possono essere grandi difficoltà. Mi ricordo che di me si è detto anche che, non so, che ero una strega perché avevo fatto l'agopuntura, oggi la prescrive il medico della, certo, mutua, certo. Oppure, non so, che credevo alle fiabe perché... Mi sono chinata a raccogliere questo. Credevo alle fiabe perché addirittura avevo parlato dei fiori di Bach in televisione, adesso li vendono in farmacia. Sì. Io penso che oltre il cuore, che poi si dice che sia aperto, ma non è, è quello che è più chiuso, tra l'altro, bisogna anche avere una sana curiosità. Allora, per tornare alla tua prima importante domanda, il mio percorso di vita, perché non c'è differenza, non è separata la parte materiale da quella spirituale. Anzi, diciamo che sono almeno 40 anni che cerco di organizzarli bene insieme, sono un tutt'uno. Il mio percorso è fatto di sane domande, che è un po', se vuoi, quello che si diceva, che diceva
il nostro grande Gesù tornare fanciulli. E quindi tornare fanciulli come? Facendosi delle domande. La fregatura è nel volersi dare delle risposte. Lazzacchete. Prendi subito la fregatura perché ti fai degli schemini, delle frasi fatte. Sì, però facendo le domande apri un universo. E apri un universo, sì. E poi dopo volti pagina, poi ti accorgi poi che una domanda chiama un'altra. Una domanda chiama un'altra, e quindi diciamo che si cammina sulla musica delle domande. Okay. Senti, e dal punto di vista artistico del tuo lavoro cosa stai facendo o cosa stai progettando? Tu hai fatto la Fallaci in teatro. La sto facendo ancora, sì. Ho aperto la stagione al Rossetti di Trieste, sì. E abbiamo fatto anche una ripresa televisiva dello spettacolo che non dà mai l'emozione che può dare lo spettacolo dal vivo, però, ed è una sorta di conferenza in cui Oriana è raccontata con le sue parole, per cui non ti solo si calata, parla quindi, in questa persona. Sì, beh, nel 2003 mi fu chiesto da lei e poi dopo evidentemente è accaduto anche il suo desiderio che La rabbia e l'orgoglio diventasse un audiolibro, si è realizzato, è inciso per Rizzoli Mondadori, e l'ho inciso tutto, e devo dire che per esempio leggere a voce alta e un intero libro ti dà una visione totalmente differente di quello che invece leggerne un pezzo per volta dentro di sé e anche lì incasellare e sistemare con pregiudizi, vedi tanti. L'uso delle parole, sì. Tanti, è una specie di cosa, di meccanismo, diciamo che ecco, il mio percorso è fuggire dal meccanismo e cercare per quanto possibile, perché non sono una santa, di essere qui ora e quindi di avere davvero, come davvero un rapporto con te, sì. Però senza perdere di vista quello che, senza adeguarmi a quel che, okay, penso che tu possa, sì, desiderare che, sì, esca da me, ma nel rispetto di me, perché comunque mi conosco e sto cercando di conoscermi anche in questo momento mentre parlo, che è anche il miglior lavoro dell'attore, come dice un altro maestro che ho avuto il piacere e l'onore di frequentare, come Peter Brook, mm-hmm, o anche Andrzej Wajda, con cui ho girato il film dove interpreto la Fallaci. Sei due grandi maestri di teatro e di vita. Questo è quello che ha fatto Roberto Assagioli. Io sono io e tu sei tu, io le mie idee e tu le tue, siamo diversi ma ti voglio bene lo stesso e ti ascolto. Beh, questa è già, sì, però questa è già una, vabbè, questa è una tecnica incanalata, molto in incanalata, certo. Invece io sono più del parere che io voglio essere me, tu sicuramente, certo, devi fare altrettanto, e se troviamo una comunicazione è possibile che quello che tu cerchi in te è utile a me, sì, e viceversa, certo. E che quindi non c'è una... Non c'è una... No, ma in realtà questo serve a chi subisce i condizionamenti di un genitore, di un compagno, per cui stacca la simbiosi in cui non ragiona più. Quindi... Poi dopo diventa abbastanza difficile recuperare il positivo, mentre invece le persone andrebbero prese. Va bene, Maria Rosaria. Tutte insieme. Ti ringrazio molto, ci vediamo per un altro video. Per un altro video? La conferenza. Ah, per la chiacchierata, sì, su quello che sembra il mondo minerale, quindi statico, fermo, immobile, e invece anche quello è pieno di vita. E non è vero che prendendo un quarzo l'ametista sostituisce l'aspirina, cioè non è vero, non crediate a queste cose, magari fosse vero che risolve tutti i problemi, esiste soltanto una pietra che è in grado di risolvere, che è la pietra filosofale, la si può costruire che solamente all'interno, sì, si costruisce all'interno del laboratorio alchemico dentro di noi. Grazie. A te.